Buongiorno a tutti ragazzi, da Zebra. Eccoci qua ragazzuoli, eccoci qua, buongiorno a tutti. Allora, oggi vorrei che coloro che hanno negli ultimi mesi si sono riempiti la bocca su alcune accuse rivolte alla Juventus, oggi ritornare indietro sui propri passi. Perché, ragazzi, ci sono delle novità riguardo queste accuse in un processo ordinario, perché occhio, un processo ordinario, ma su alcune cose che si vanno a ricollegare, perché noi sappiamo che le carte del processo ordinario sono andate a influire sulle decisioni del processo sportivo. E tra queste, ragazzuoli, tra questi c'è l'archiviazione, anzi viene richiesta, scusate, l'archiviazione sulle emissioni false di fatturazione delle plusvalenze fittizie. Non davano risalto fiscale, ma solo a livello di bilancio che portava zero, cioè zero porta zero era, quindi viene riconosciuto che non c'era un guadagno, non c'era un, ma solamente semplicemente una spalmatura, veniva spalmato in più esercizi. Cosa legittima, cosa che legalmente si può fare, esiste. E viene richiesta l'archiviazione. Ora, ragazzuoli, questo, nello specifico caso, io vorrei capire quando si viene collegato a quello sportivo, al processo sportivo, cioè come mai ci sono due cose completamente diverse, due visioni completamente diverse, una che prende una decisione e la porta avanti senza capire effettivamente, in pochissimo tempo, senza di capire se effettivamente è stata compiuta la cosa, perché è stata fatta, come è stata fatta. In un processo ordinario dove i tempi sono più lenti, ma non quasi mai, però hai più fiducia, c'è più giustizia, c'è più indagine, si fa capire di più, si entra più in profondità. E questo è il risultato, ragazzuoli. Questo è il risultato. Poi non solo, il collegio sindacale, anche quello, archiviazione. Qui il collegio sindacale non poteva, non faceva parte all'interno della società, è stata chiesta l'archiviazione. Non solo, la famosa, ve la ricordate? La famosa carta Ronaldo? Archiviazione! Cioè, vedete ragazzi, quanto, ripeto, ordinario stiamo parlando, quante accuse erano state date alla Juventus, rovesciate contro la Juventus che adesso stanno cadendo ad uno. Il processo non è chiuso. Questi sono elementi di un processo più grosso. Ma tutti questi elementi che nell'arco dei mesi erano usciti e molti di voi si erano sciacquati e riempiti la bocca, anche sciacquatevi la bocca, e si erano riempiti la bocca per l'accusa della Juventus, ora ad uno a uno stanno cadendo. Questo è perché il giornalista fa il suo lavoro, nel senso che comunque deve buttare la notizia. Poi ci siete voi, anti-juventini. Siete voi antisportivi, perché questo siete voi, antisportivi, vi siete riempiti la bocca per andare contro la Juventus, anche se la cosa è falsa, non gliene frega, a voi non ve ne frega niente, vi riempite la bocca. E poi queste sono le conseguenze. Avete fatto una grandissima figura di merda, ma siccome siete abituati, coloro che fanno tutto ciò, siete abituati e ve la prendete in saccoccia. Ve la prendete saccoccia, e questo quanto vi fa capire quanto siete credibili, cioè zero, zero. Per me siete la feccia, siete la feccia. Eccolo a voi le conseguenze. Sono molto, ma molto contento. Con questo non significa che la Juventus sia pulitissima, sia la migliore, però io avevo già sollevato alcune mie dubbi sulla carta Ronaldo, su queste stronzate. Cioè, io posso capire che
hanno fatto dei movimenti un po' strani anche, perché bisogna anche ammetterlo, per il bilancio, per sistemare alcune cose. Ci sta e lo fanno tutti, inutile che siamo qui a parlarci e a prenderci in giro. Però, sinceramente, essere così coglioni da Ronaldo che se ne va, zitto zitto, non prende i 20 milioni, poi escono che gli mancano i 20 milioni. Cioè, stiamo parlando non di 20 euro, di 20 milioni, ragazzi. Cioè, ma secondo voi veramente questi po'... Cioè, no, non lo so, veramente, veramente. Cioè, sono stati stupidi a gestire tutta la situazione, ma essere così coglioni, scusate il termine, non credo, non credo. Comunque, ci sono già 3-4 archiviazioni, tra cui una richiesta ultima di archiviazione, proprio quella sul caso plusvalenze. Come tornano, come tornano. Ma va bene, ragazzuoli, questo era quello che volevo aggiungere. Poi farò nel prossimo video parlerò di mercato, ragazzi, ci sono delle novità, andiamo a approfondire e... Andiamo a toccare alcuni tasti che a me dispiacciono, però purtroppo è quella situazione della Juventus, non solo a livello tecnico, cioè di giocatori, quindi a livello di aggiungere in rosa delle alternative o dei nuovi giocatori che possano sostituire a quelli che vanno via, ma anche perché alcuni giocatori vorrebbero andare via perché Massimiliano Allegri è ancora lì. E di chi sto parlando? Dai, ve lo dirò nel prossimo video. Ci vediamo alla prossima. Un saluto da Zebra. Ciao.